Voglio illustrarvi il teorema di rettificabilità delle curve di classe C1. Allora, lasciate in sospeso questo, perché adesso abbiamo più strumenti per poterlo dimostrare. Posizione sia Fi sale Fi a T appartenente intervallo chiuso a B associa Fi di T uguale Fi 1 di T Fm di T appartenente ad R alla N una curva di classe C1. Allora, la lunghezza di Φ uguale integrale di tag B, la norma di Φ quindi di T, dimostrazione. Sia D uguale T0 TK una decomposizione di AB. Guardate cos'è una decomposizione. T0 è uguale ad A, minore di T1, minore di T2, minore punti continui di Tk e Tk uguale a B. E sia PD la poligonale di vertici consecutivi Fi di T0 Fi di T1 Fi di Tk. E come sta? Questa è la vostra curva, questo è Fi di T0, questo è Fi di T1, questo è Fi di T2, partiamo da questa Fi di Tk, questa è la vostra curva. Questa è la vostra curva. D'accordo? Allora, L di Fi è uguale in definizione. E la sommatoria delle misure di tutti questi segmenti, sommatoria qui che vale tra 1 e A, è la norma di Fi di T con I meno Fi di T con I meno 1. Ma questo è uguale a sommatoria qui che vale tra 1 ed H, il modulo integrale tra T con I meno 1 e T con I Fi primo di T. Questo abbiamo visto proprio ieri, guardate ragazzi, che l'integrale tra abbiamo visto le funzioni che andavano di classe C1 che andavano da AB in R quadro nel campo complesso, ma lo stesso discorso si può generalizzare a funzioni che vanno da B in R alla N. Abbiamo visto proprio ieri questa proprietà. Questo è minore uguale sommatoria su i che vale tra 1 ed H l'integrale tra T con I meno 1 e T con I della norma di Fi primo di T in dt. Anche questo abbiamo visto ieri, che la norma dell'integrale meno uguale dell'integrale della norma, l'abbiamo visto ieri questo qua, che è uguale all'integrale tra B la norma di Fi primo di T
indivisibile. Scusate, questo non è L di Φ, scusate, questo è L della poligonale PD. Abbiamo fatto implica, chi ha la lunghezza di Φ, ragazzi? La lunghezza di Φ è l'estremo superiore delle lunghezze di tutte le poligonali così costruite. E quindi, come questo è un maggiorante, se tutte le lunghezze delle poligonali, si ha che L di Φ è meno uguale a D, meno uguale all'integrale tra A e B, la norma di Φ prima di T e di T. Quindi è dimostrato una disuguaglianza, è dimostrato che L di Φ è meno uguale all'integrale tra B, della norma di Φ prima di T in D. D'accordo? Facciamo vedere l'atto di disuguaglianza adesso. Posso andare avanti, ragazzi? Questa è la metà dell'integrale che abbiamo visto ieri mattina. Questa è questa. Abbiamo visto le funzioni da classe C1 da AB nel campo complesso. Ma si estendono funzioni da B in R da N. Posso lanciare, ragazzi? Copiato? Sì. Questo è un attimo un L di P di questa. C'è qualche cosa? No. Lasciamo stare, no? Facciamo vedere l'altra disuguaglianza. Φ primo, stiamo supponendo che Φ è di classe C1, quindi vuol dire che Φ appartiene a C1 nell'intervallo AB. D'accordo? Questo altro implica che Φ primo è continua su AB. Siccome AB è un compatto, per teorema di Cantor Φ primo è uniformemente continua su AB, cioè per ogni x maggiore di 0 esiste un delta x maggiore di 0 tale che T ed S appartengono ad AB e il modulo di T meno S minore di delta x implica che il modulo di Φ' di T meno la norma di Φ' di T meno Φ' di S è minore di Epsilon. D'accordo? Per uniforme continuità. Assegnato a Epsilon maggiore di 0 sia D uguale T0 T1 TK una decomposizione di AB tale che la distanza tra due punti consecutivi sia minore di delta epsilon, tale che T con I meno T con I meno 1 minore di delta epsilon per ogni T uguale a 1 K.
d'accordo? E sia PD la poligonale di vertici consecutivi PD T0 PD T1 PD TK. Allora, ragazzi, che cos'è del tecno? Questo è del tecno che mi esce fuori dalle forme di continuità. D'accordo? Quindi, fisso X, mi considero la decomposizione del intervallo AB, 0, 1, TK, tale che la distanza di due punti consecutivi della decomposizione sia minore del delta epsilon. Dove chiede il delta epsilon? Il delta epsilon che esce fuori dall'uniforme continuità. Adesso, fissiamo l'intervallo tipo di meno 1 tipo D con T uguale 1 K e fissato l'intervallo T con I meno 1 con I uguale 1 K sia S appartenente a tale intervallo. Allora, cosa abbiamo? P di T con I meno P di T con I meno 1. Lo posso scrivere, l'avevo già visto io, come integrale tra T con I meno 1 e T con I di Φ' di T in dt. Questo è proprio quello che abbiamo stato ieri mattina nel caso in cui n uguale 2, che è stata la funzione a valore del piano complesso, invece qua sarebbe meno 3. Questo è uguale integrale tra T con I meno 1 e T con I Φ' di T. Sottraiamo e sommiamo Φ' di S, dove S appartiene all'intervallo T con I meno 1 T con I meno Φ' di S più Φ' di S in detti. Quindi questo è uguale all'integrale tra T con I meno 1 e T con I Φ' di T meno Φ' di S in S più Φ' di S per T con I meno T con I meno 1. Infatti Φ' di S non dipende da T, lo porto fuori dall'integrale, questo è uno spezzo così, questo è e quest'altro è. L'integrale tra T con I meno 1 e T con I Φ' di S non è altro che Φ' di S per l'integrale tra T con I meno 1 e T con I dt, che è giusto T con I meno T con I meno 1. Questo è l'integrale di S o dt? Grazie. Dt sempre, sì. Grazie. Faccio un regime di dt di integrale. Questo che cosa implica? Usiamo questo termine. Φ' di S per T con I meno T con I meno 1 è uguale a Φ di T con I meno Φ di T con I meno 1 meno l'integrale tra T con I meno 1 e T con I
P' di T meno P' di S in DT. Questo fatto implica, passiamo ai moduli, che il modulo di F' di S, il modulo di questo che è, la norma di questo che è la norma di F' di S, per il modulo di T con I meno T con I meno 1, che è altro T con I meno T con I meno 1, T con I meno T con I meno 1, è meno uguale della norma di F di T con I meno F di T con I meno 1, più più il modulo dell'integrale, il modulo dell'integrale abbiamo visto ieri, più piccolo dell'integrale, la norma dell'integrale, più piccolo dell'integrale della norma abbiamo visto ieri, l'integrale da t con i meno 1 e t con i della norma di fi primo di t meno fi primo di s in dt. D'accordo? Che è meno uguale norma di fi di t con i meno fi t con i meno 1 più, ragazzi, allora t dove sta? Sente, t vale tra t con i meno 1 e t con i, d'accordo? S dove l'ho preso, ragazzi, vedete? S l'ho preso scritto qui, S appartenente allora t con i meno 1 t con i, quindi sia S che t si trovano all'intervallo t con i meno 1 t con i. Com'è la distanza tra i punti t con i meno 1 e t con i? Abbiamo scelta, questa scritta, non c'è da qualche parte, qui, più piccola di delta epsilon. D'accordo? Quindi com'è la distanza tra i punti t ed s? Più piccola di delta epsilon. Grazie all'uniforme continuità di fi primo, com'è l'immagine, la distanza tra le immagini? Sarà più piccola di epsilon. Quindi più epsilon, cosa resta? Iniziare t con i meno 1 t con i e t per t con i meno t con i meno 1. È chiaro, ragazzi, a questo punto? Che sto a fare? Sono sull'intervallo t con i meno 1 t con i, sono in questo intervallo. T è il generico punto di questo intervallo. Quindi qua sta t. S è un punto fissato, un punto che sta in questo intervallo. Qua sta la S. La distanza tra questi due punti è più piccola distanza tra gli estremi dell'intervallo. La distanza tra gli estremi dell'intervallo è più piccola di delta epsilon per costruzione. Quindi la distanza tra questi due punti è più piccola di delta epsilon. Grazie alle forme di continuità di F', la distanza tra le immagini di F' di T e F' di S è più piccola di epsilon. Quindi questo è più piccolo di epsilon, resta. Lo porto fuori, l'integrale tra t con i meno 1 e t con i in dt viene t con i meno t con i meno 1. D'accordo, questo è vero. Facciamo questo. Questo per ogni s appartenente all'intervallo t con i meno 1 t con i. Questo fatto implica, dividiamo tutte, ambi i membri per t con i meno t con i meno 1. Cosa viene? Il modulo di fi primo di S è minore uguale la norma, scusate, fi primo di S è minore uguale la norma di fi di t con i meno fi di t con i meno 1 fratto t con i meno t con i meno 1 più epsilon per ogni S appartenente all'intervallo t con i meno 1 con i. D'accordo?
A questo punto integriamo ambi i membri su S che vale per l'intervallo t con i meno 1, t con i. Possiamo quindi integrare da t con i meno 1 e t con i più. Norma di fi primo di S in S è minore o uguale. Quando integro questo in S tra t con i meno 1 e t con i, questa è una costante. Cosa resta? Questo che moltiplica t con i meno t con i meno 1. Quindi resta la norma di fi di t con i meno fi t con i meno 1. Più epsilon, quando integro la epsilon tra t con i meno 1 e t con i, cosa resta? Epsilon per t con i meno t con i meno 1. D'accordo? Qui ho indicato ambi i membri tra t con i meno 1 e t con i in S. Questo è vero per ogni uguale 1 k. A questo punto sommo su i che vale tra 1 e k. Cosa ottengo? Sommando. Quando vado a sommare il primo membro, che cosa ottengo? Sommatore su i che vale tra 1 e k, l'integrale tra t con i meno 1 e t con i, la norma di fi primo di S in S, cosa viene? Proprio l'integrale tra e b della norma di fi primo di S in S. Quando sommo qui su i che vale tra 1 e k, cosa ottengo? La lunghezza della poligonale. Questa è la distanza da due vertici consecutivi. Quando sommo su i che vale tra 1 e k, ottengo la lunghezza della poligonale di L di PD. Più, quando sommo questo su i che vale tra 1 e k, cosa ottengo? Epsilon per la misura per b meno a. B meno a. D'accordo? Dove continuo? Qui, secondino qui, ragazzi. Qua sotto, d'accordo? Dove sa, quindi sono stato dimostrato che l'integrale tra il b della norma di fi primo di S in S è uguale alla lunghezza di PD più epsilon per b meno a. D'accordo? Ma la lunghezza di questa poligonale, per definizione, più piccola è la lunghezza della curva, perché la lunghezza della curva è l'estremo superiore della lunghezza di tutte le poligonali costruite in questo modo. Quindi questo è più piccolo di L di Fi più epsilon per B meno A. Qui si arriva a questo punto qua, che l'integrale tra i B, la norma Fi primo di S in S, è più piccolo di L di Fi più epsilon per B meno A. Ma questa disuguaglianza vale? Io ho fissato epsilon, ma questa vale per ogni epsilon maggiore di 0, d'accordo? Se faccio tendere epsilon a 0, questo è vero per ogni epsilon maggiore di 0. Quando epsilon tende a 0, questo tende a 0. Questo fatto qui per epsilon che tende a 0, quindi tra i B, la norma di fi primo di S in S è più piccolo della lunghezza di fi. Abbiamo dimostrato l'altra disuguaglianza. D'accordo? E così resta dimostrato il teorema di rettificabilità delle curve di classe C1. L'ho fatto adesso, ragazzi, non l'ho fatto all'inizio del corso, perché ieri abbiamo introdotto gli integrali delle funzioni vettoriali, abbiamo introdotto gli integrali delle funzioni definite da B a valori in R quadro, abbiamo studiato le proprietà, sono proprietà che abbiamo usato oggi, per questo l'ho fatto adesso, non l'ho fatto all'inizio del corso. Grazie, ci vuole l'intervallo per iniziare l'esercizio.